Come direbbe Ligabue, abbiamo vinto noi. Perché è la verità. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Siamo ormai praticamente al finale di GTA 4 The Lost and Damned. E io vi saluto qua, senza sapere cosa ci aspetterà, perché abbiamo appena finito la missione Was It Worth It e... Stubbs. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lecture. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. I'm gonna make you... Ah, fantastico, proprio qui. Allora, mi permetto di salvare prima. 6 months later. E questo, ragazzi, dovrebbe essere proprio il finalissimo con Thomas Stubbs. Dovrebbe essere la missione Get Lost. Se fosse Get Lucky, sarebbe Like the Legend of the Pinnes. Bullshit. Eccolo qua comunque. È notte, che palle, sempre di notte tutte le missioni. Nice! Non è più nudo? Not quite sure I meet the dress code. But I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think so. You certainly see me naked. Giusto ricordarlo. Not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about it. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. There's currently very large walls of armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, call me when you get there. I might have something to help. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Sembra quasi serio vestito. I told you. I was good for a favor. Giusto. Let's go to the prison. È dove stava... Eh sì, dove stava... Gerald McCreary. Sicuramente non mi aspetto di incontrare lui, ecco, però... Il punto è quello. Ok, ci siamo. Brother.
prigione. Mi sto giocando addosso. Allora, fare palestra così poi alle 2 di mattina, cioè, deve essere tipo straziante. Giustamente tutti fanno palestra alle 2 di mattina, no? Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. You've been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Correctional. I'm waiting. One last job, guys. I appreciate this, man. It ain't gonna be easy. Terry. Johnny! Caro funebre. Merda, non è un caro funebre. Vabbè. Armi gratis. Forse questo pugno è più forte. Cecchino sì. Giubbotto. Otto razzi. Lancia granate. Molotov. Pompa d'assalto. Grazie, mi avete salvato la vita. Candelotto. A posto. Ah, si può tornare poi, ok. Ok. Devo far saltare le porte della prigione. Beh, la soluzione più semplice potrebbe essere... questa qui. Di burro erano. Oh, che bello, l'ultima missione è che non sei da solo. Adoro. Fammi lanciare un candelotto. No, no, spostatevi. Ma come siete dei coglioni. Come siete dei coglioni. Però sapete che c'è, a questo punto me ne approfitto. Non prendo il lanciagranate, ma prendo il lanciarazzi. No. Ma perché li lancia dal basso? Niente. Oh. No, è un difetto di fabbrica tuo, capito? C'è uno lassù, no. Tanto quel furgone lì. Fuori dai coglioni. Bene, muori così, godo. Oh, ma chi m'ha visto voi?
Vabbè, te c'ho la pistolina, buona. Ne approfitto un secondo. Allora. Pareva Benzema quello lì, giuro. Ok. Avanti. C'è un cecchino. Ok. Ecco, lo sniper non c'è più. Bravo. Così ci si nasconde, mamma mia. Masterclass dello stealth sei proprio te. Grande. Come ti fa inculare. Bello. C'è un elicottero da battere. Bello. Come si è abbassato? Ha combattuto la forza di gravità abbassandosi così. Stiamo andando a prendere Billy? Ok. Potevi anche farmi raccattare l'arma, eh? L'annihilator. Addio. Tosto. Oh, cazzo. Ok. Ma non è che ne sono andati a pigliare altri nel frattempo gli elicotteri, no? Però combattere contro la polizia è sempre soddisfacente, devo essere sincero. Ok, uccidi Billy. Cosa? Aspetta, fammi riprendere il giubbottino. Non so, io per un attimo ho pensato che fossimo qua per salvarlo. Mi hai anche colto troppo. Come ultima missione è molto bella, molto suggestiva. Ok. Esecuzione del personaggio. You won't find salvation here, my friend. It's too late for that. I'm not gonna ask how you got in here, brother. Beh, con la forza. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Ah, manco un coltello, matto.
Ragazzi, con l'ultima missione è stata di una semplicità pazzesca. Forse adesso c'è da scappare dagli sbirri. Non so perché qualcosa mi sta dicendo questo. Beh, i prigionieri che combattono contro i poliziotti, ovviamente a pugni, mica con le armi lo facciamo noi. Come direbbe Ligabue, abbiamo vinto noi. Perché è la verità. Praticamente abbiamo mandato a gambe all'aria un sistema penitenziario intero per uccidere Billy. Cioè dai, ha senso, figo. Questi qua fanno gli stuntman dietro di noi, ok. Terry, Clay, thanks for rolling with me. This gang is fucked all the hell right now, but I'll love you brothers until I die. Man, I miss Jim. He was one princely son of a bitch. Best thing this gang ever had. That shit needed. E ci siamo. That happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. Che anello enorme che c'ha il naso. That combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah. Do what you gotta do. Come on, man. Let's get out. Danno le fiamme? Sì. Quindi ci rimarrà solo l'altro rifugio. Povero Angus paralizzato. Finisce così. Pensavo tipo la casa che esplodesse, cose pirotecniche, fantomatiche. E siamo giunti ai titoli di coda. Anche del secondo episodio su 3. Manca solo adesso tutto The Ballad of Gay Tony. E come già vi spiegai, per GTA 4 la storia normale, le missioni secondarie le porteremo quando questo gioco uscirà per PS5. E niente ragazzi, è stato un gioco bello, ovviamente, essendo stato prodotto un anno e mezzo dopo. Ah, qua la casa di Nico che brucia a caso. Ovviamente ci sono dei piccoli miglioramenti, anche se certe meccaniche sono molto molto, possiamo chiamarle anche preistoriche rispetto ai giochi di oggi. Anche rispetto a quello che poi è stato GTA 5. Io vi ringrazio della visione di questa campagna. È stata molto divertente. Come vi ho già detto,
tra le tre quella che mi piace di meno, però a rigiocarla rimane comunque quella che mi piace di meno, però mi ha preso molto di più. Io vi devo, ripeto, ringraziare perché insomma tutto il supporto che mi state dando, tutto quanto, merita veramente degno di nota. Da dire tutto, noi ci vediamo per la prima di The Ballad of Gay Tony. Tanto qua c'è Nico col suo taxi, è vero qua. Questa è la missione, come si chiama? Roman Sorrow. Non so perché l'abbiamo messa nei titoli di coda di The Lost and Damned, però vabbè, ci sta. Però anche piange, ci si dirigono verso Bohan, ma noi skippiamo tutto, ragazzi, ci salutiamo. Date tutto, alla prossima.